Fabio Pasini, una stagione in archivio, come sintetizzarla e quali margini di crescita ci sono ancora? Sì, la mia prima stagione da tecnico dopo che l'anno scorso ho abbandonato l'attività. E niente, sono contento di questa stagione. I ragazzi che avevamo qua al centro sportivo, io facevo parte della squadra di serie, si sono comportati bene, stanno crescendo piano piano. Speriamo che negli anni futuri facciano sempre uno scalino con un passo alla volta per potersi migliorare e entrare in squadra nazionale, che abbiamo visto che le possibilità ci sono e ognuno degli atleti che abbiamo qua vediamo in loro la possibilità di rientrare in squadra nazionale. Come riesci a portare, a trasmettere la tua esperienza a questi ragazzi? Sì, un po' il mio compito era quello, siccome ho avuto la carriera abbastanza lunga come atleta, che ho corso fino a 38 anni, ho cercato di immedesimarmi in loro, di riuscire a portare le mie esperienze, di trasferirle a loro, anche se passando dall'atleta a tecnico non è la stessa cosa, bisogna adeguarsi. Comunque io ho fatto di tutto per trasferire la mia passione e soprattutto di non fargli commettere quegli errori che anch'io ho commesso prima. Quanto conta la presenza di personaggi sulla cresta dell'onda, come per esempio Chico Pellegrino, insomma, per chi vuole o può immedesimarsi? Sì. Chico Pellegrino penso sia un esempio di costanza, di impegno e niente, lui sta ottenendo dei grandi risultati e fa da traino agli altri ragazzi. Diciamo che parlando di noi del Centro Sportivo Esercito abbiamo il De Fabiani che è a livelli come il Pellegrino, loro due sono i traini e lui è da esempio per tutti gli altri ragazzi e spero che anche loro vedano, credano nelle loro possibilità e niente, io ho capito che bisogna tenere duro, crederci sempre, perché gli sport di resistenza non è tutto automatico, bisogna avere anche un po' pazienza, poi i risultati arrivano. Dal punto di vista mentale li vedi pronti questi ragazzi? Sì, sono pronti, c'è da lavorare ancora, come dici tu, soprattutto sugli aspetti mentali, perché fisicamente ci sono, però non bisogna abbacchiarsi, bisogna tenere duro, non bisogna mollare mai, poi se la costanza c'è, la voglia c'è, io penso che ognuno di loro può tirar fuori al meglio le proprie possibilità e si può arrivare. Poi non tutti siamo dei campioni, però almeno il massimo delle proprie possibilità si possono tirar fuori. Grazie.